Ciao, benvenuti alla nuova puntata di Due Sacchi in Pillole. Siamo arrivati alla 12ª puntata. Oggi tratteremo la terza parte della SNIT, o parata dritta, o gara de Versazzo. La prima cosa che mi sento da dire è che questa è l'ultima stucca, la quinta. Ed è una stucca interessante perché parla di come affrontare chi utilizza il gara de Versazzo come guardia. Infatti lui la chiama una subdola e fluida stucca da eseguire contro il Gerard Versazzo. È una stucca piuttosto complicata e mi sento da dire che ho dovuto creare ho dovuto sfalsare un po' per riuscire a renderla attuabile. Mi sento da dire che è tutto perfezionabile. C'è dentro un accenno di Rosen, che alcuni di noi sa che è un po', non si sa esattamente come dovrebbe essere fatta, e quindi è una interpretazione di un'interpretazione, ma ancora più un disastro. Beh, adesso vediamo la prima parte, sì, perché ha ben due tipi di esecuzione. Buona visione. Bene, questa era l'esecuzione in caso che l'avversario, una volta che gli hai fatto questa minaccia di taglio alla testa che poi si trasforma in tutt'altro, porti veramente una punta cercando di andare
fuori dalla sua arma. Porti dei mitelo verso la testa, cercando di confonderlo, e poi utilizzi una punta ascendente e una punta discendente, che fondamentalmente sembrano dei tagli di filo curvo, ma in realtà lui parla proprio di punte che devono entrare fondamentalmente. E beh, questa invece è la seconda variante, invece prevede che l'avversario invece resti più alto. Infatti la punta che tira cerca di tirarla invece verso basso, ovviamente, per contrastare. Signori, buona visione. Ancora un'azione che però non è una vera e propria Stuke, perché è molto breve, è semplicemente un movimento che vai a fare minacciando di taglio, vai a contrastare con sul Dusak avversario che sta parando di Snit, di parata dritta, e vai oltre, lo avvicini di più, quindi è veramente un movimento molto irruento, dove vai a, lui dice proprio, attorcigliare attorno con la tua Elsa, attorno alla sua, e vai a portare via il suo Dusak. E dopo che l'hai portato via, hai lo slancio per quello che lui definisce un sfoderare il Dusak, il tuo Dusak ovviamente, verso la sua faccia, e quindi tagliare la sua faccia. Questo, come ho detto, non è per niente una Stuke, ma è un'azione interessante che viene proposta. E poi una ultima considerazione di Meyer, ma la vediamo dopo.
Cito da testo, e troverai nella Mittelur come potrai ulteriormente contrastare questa grande versazzo. Perfetto, vatti a guardare un'altra stuca che te ne ho già parlato in un'altra guardia e sei contento. Alla fine qua invece parla di come, utilizzando grande versazzo, puoi semplicemente andare a parare qualsiasi taglio, qualsiasi punta e contrastare con una punta e se te la mandano via, vieni invitato a fare un taglio. Basta. E questo è quanto. Niente di più, semplicissimo. Arrivederci. È un po' cotta. Sì, è un po' taglio. Sì. O si è ragione il taglio. Cosa ti fa? Eccetera, eccetera, eccetera. Boh, dai, su, salutonzo. Arrivederci.